Efficienti. Non ne sanno pure di dopo, che schifo. Dio mio. Dice la miseria, non si leva, non si leva. Ma perché non si leva? Se hai presente il filo del grasso del prosciutto? Si è inficcato in mezzo a due denti, il decisivo e il canile. Non si leva. Sono 15 giorni che sono... Mi devi credere, mi è passata la voglia e mi mangio il prosciutto. Pure a me, mai più mi mangio. Ah, che allora sta? Come so sanga. E che state facendo? All'impiede. E sedetevi. Mi sango. E che? Ci vogliamo assettare un po'. Assettiamoci un po'. Sì, ma facciamoci prima due passi, perché chi so di casa, però da qua attaccato al teatro. Tengo la casa però attaccata al teatro, che dandoci che il teatro è vuoto, io la sera dopo cena me ne vengo qua a fare due passi per alleggerire un po' che ci mangiate. Ma che c'avete le gambe? Io non ho capito, come camminato questi cosi? Non lo capito. Che modo di camminare è questo? Con i calzini, eh? Con i calzini? I calzini non c'ho niente, dite di fare una papera, che modo che... No, vengo qua la sera, vengo a fare due passi dopo che ho mangiato. Sì, sì, guarda là, guarda, tu stai bene, perfetto. Fatti lui i passi. Andiamoci a fare un giro. Vieni qua. Già, mio. Dai, che mi ci non fanno un giro. Ecco qua. Ma ci muo giro di scema, ma che cosa da pazzo. Ah, non ho vissuto qua sotto. No, stai cadendo. Lo so, ma faccio. Lo faccio spugnare in bocca perché non fumo più. Ah, vi siete allora mette questo in bocca. Sì, sì, ho capito, per levarvi il vizio. Per levarvi il vizio. Quello è terribile il vizio. Tu fuma? Sì. Tu volevo vizio? Vorrei. Vuoi provare con questo? Ma che schifo! Ah, schifosi. Si sta bella qua, Si è venuta a fare, sta fuori a mare chiaro, ok? Si è venuta a fare la serata. Sì, vengo qua. Sì, a fa che? Due teatri chiuso. Sì, mi piace. Che fortuna che tengo io. Ma ci mangiate un pasta e fagioli che... Boh. Davanti il re andava. Mamma mia, come mi piace. Ma mia moglie lo fa speciale. Sì, buono? Mannaggia, miseria. Particolare? Chi? Mia moglie. È brutto lì. Non mi metteva... È corta. Ma non mi interessa com'è vostra moglie, metteva a chiedere com'è vostra moglie. Veste male. Non mi interessa. Sta con voi, che ha da essere. Cioè, voglio dire, non mi interessa vostra moglie. Sto dicendo come, se era particolare questo... Perché avete detto che... cioè, sembrava un piatto particolare come lo fa chi? Vostra moglie. No, fa la zuppia. Non nei piatti. No, lo so. Io mi mangio la zuppia. Non mangiate. Ah, io pensavo, mi dà ciò. Fa una pasta e fagiole. Gesù, però fa che patate, Che fa? Mia moglie fa la pasta e fagiole. Che patate. Non l'ho mai sentita. È buona? Chi? Mia moglie? Oh, madonna mia. Quando si mette un calzettone fino a casa. Madonna mia, non mi interessa i particolari intimi della vostra vita sentimentale e matrimoniale. Io dicevo, è buono se... Sa pasta e fagiolo che... Come con le patate, mia moglie la fa, speciale. Lavate con questo cortile la mano perché fate male, capito? Girate là. Mia moglie fa una pasta e fagiolo, me ne sono mangiata una zuppiera. Sì, ho capito, ne avete mangiato tutto. Mamma lo che tengo una panza piena, guarda. Ma stanno bene insieme? Ah, sono tanti anni che siamo sposati. Oh, madonna. Ma ogni no, tanto poi... mi fa arrabbiare, però è una brava non donna. Mi interessa di vostra moglie. Volevo sapere se stanno bene insieme pasta e fagioli con le patate. Questa mia moglie fa la pasta e fagioli. Ma la dite che fa la pasta e fagioli? La fa con le patate. Con le patate, mi avete detto. Proprio perché le fa molto bene. Molto bene. Te l'hai mai mangiato? No, non me l'ho mai mangiata, però volevo sapere se era buono insieme, capito? Questa, insieme a chi? Questo connubio. Il connubio di chi? Madonna mia, madonna, riusciuta sta animale. No, io ho già mangiato. Madonna, non ridono. Allora, questo è il fagiolo. Che sia patani, voglio sapere, fagioli e patani. Più fagioli però, Guardate i movimenti, lo so che erano più fagioli. Era proprio di pasta e fagiolo con le patate. Io voglio sapere, ma è una questione di principio. Mia moglie si mette vicino fornello e cucina. Oh, guarda. Com'è pasta e fagioli che patana? Mia moglie la fa. Speciale. Non ce la faccio, come devo fare? Ditemi voi. Che vuoi sapere? I fagioli e patate insieme, come stanno? E non l'ho mai mangiato insieme. Ma che fa vostra moglie? La pasta e fagioli. Ma invece che i fagioli ci mette il patate. Madonna mia. Hai capito? No. Non è che fa. Non mischia. Ma allora fa la pasta e patana. No, è qua che c'è l'allora e l'ha segato il trucco, hai capito o no? No, allora no, non ho. Cioè lei piglia i pasta e fagioli. Esatto. Lo cucina bene. Pasta e fagioli. Quando è bello cotto, assaggio fagioli. Sì. È cotto, levi i fagioli e mette il patate.
E perché fa sta cosa? Perché dice che così la pasta e fagioli non ti fa l'aria nella pancia. È l'unico sistema. E non c'è sto fagiolo, per forza non va. Ah, tu dici che questo è il motivo? Un Gesù gliel'ho dovuto spiegare io alla bestia. Non me l'ha mai voluto dire, che l'è fissato che sei in cucina. Mamma mia, mamma mia. Che lo fa una lasagna che non hai idea? La lasagna? Fa una lasagna a carnevale, ricotta, puppettino, no? A fa che gnocca però. Che significa che gnocca? No, mica me, fa lasagna, che fette e tutto. Poi le... Ah, lasagna e metto gnocca. Che fissazione. Gli ho preso del nonno per il mangiare, o nonna era fissata, nonno cammine, nonno cammine, nonno cammine, lui cammine io camminetto e lui cammine grande. Sì, il nonno mi ha imparato tutto a me, quindi... O nonno mi faceva certi discorsi, diceva nonno, vieni a nonno, camminetto, vieni qua. Mi chiamavo camminetto. Guarda, impara una cosa, che non c'è peggio che tu a un certo momento, quando tu che poi l'amicizia, che è la prima cosa, che il buono non va per il cattivo. Ecco che la strada della maestra tu ti trovi a un certo punto senza il padre, perché non è così che si fa, perché allora la fame è quando non c'è, che tu capisci, il dolore della carestia non si fa, allora si torna a casa. Io rimanevo proprio... Pensi che le stesse cose che la c'è imparato proprio da memoria, le dico tale e quale a mio figlio, mio figlio. Mio figlio mi guarda con tanti rossi, belli vecchi, mi guarda i pochi. Immagini che da essere geneticamente cresciuto alla fine. Tengo 19 anni, peso 46 kg. Ah, balla, se va bene asciutto, piccerino. Mia moglie un gotto, se... Ma guarda, vieni qua, papà, subito qua. Quando mangio, quando mi arrabbio, cioè, allora ci ripete le stesse cose qua, là, e ci torno a casa. Quando finisco lui mi guarda così, sai che mi risponde? Che risponde? Papà, io non ho capito. È per forza, povero creatura. Perché i giovani non vogliono sentire, perciò si drogano. No, quello vostro figlio si deve drogare, povero creatura. Come fa a campare con un... Perché i giovani fanno i giovani, non è che tu allora non c'è peggiore sordo che non vuole il muto della guerra. Bello. Perciò l'attenzione quando la gatta si mangia il lardo all'urdmellan o zambona della dente che batta. Batta. Dove vuole? Dove vuole? L'uovo o la gallina? Lina prima. Io tutto questo lo so perché io mi metti su un tipo che si mette a pensare. Ma non pensate più, si mette a pensare. No, così mi ricordi tutte le cose, perché io sono invalido civile a 100%, attenzione, non è che parliamo di uno così, Ma non sta invalidità. In due cassetti, in due comodi, anche sotto i panni. Non dico il certificato dove sta l'invalidità, non vedo niente. E mica sono invalido. No, mio cognato lavora a comune. Sta così con l'assessore e mi ha fatto avere l'invalidità a 100%. Oh Gesù, quindi siete un truffatore. E non mi conviene a fare pure le truffe. Io sono a casa, mi arriva la pensione, cioè, mi metto a fare pure le truffe. Ragione, si mette a fare pure le truffe. Non sono portato per il lavoro. Io proprio per il lavoro siamo così. Sì, e invece gli altri si piacciono a faticare. Cioè, mi metto a pensare i giorni, per tutto il suo traffico. Per esempio, tu hai risolto il problema dell'immondizia per la strada, no? Chi ha risolto il problema? No, dico, tu comune. Perché non vuoi risolvere il... Allora, il cassonetto è vuoto perché i sacchetti intorno ci stanno fuori. Anche voi avete un senso civico. Perché io ho capito qual è il problema. Certo. Che non vogliono spendere i soldi per i lampioni. No. Perché tu vicino al cassonetto a mettere i lampioni. Perché il cassonetto è scuro la notte, non si vede. Allora io il caso quinto piano, quando butto il sacchetto della moneta, non lo vedo e va fuori. E capito no? È tutto così, Ma che buttate i sacchetti dalla finestra? Tutte le notti, non mi tengo mai da casa. Ma non si fa! Perché non si fa? Dovete scendere! 5 piani di scala a certo! Io sono invalido civile al 100%, faccio 5, ma chi se ne capisce niente? Guardate, ma che animale, guardate, uscite con l'animale!